Ok, va bene. Allora, innanzitutto ringrazio Angelo perché è riuscito a sistemare questa faccenda velocemente, perché io mi sono ritrovato di colpo malato, perché come si sa, la fortuna è cieca, ma la sfiga ci vede benissimo. Detto questo, partiamo subito perché l'argomento è abbastanza denso e mi presento velocemente, sono Stefano Fago, software designer di Bibanca. Mi occupo di applicazioni legacy, del middleware, ma anche di aspetti di ricerca e sviluppo. Qui ci sono alcuni miei riferimenti. E essenzialmente parleremo delle cache in termini di back-end, anche se molti dei concetti che andremo a vedere sono comunque da considerarsi validi anche per ciò che riguarda il front-end, o comunque qualsiasi altro strato in cui decidiate di adottare questo tipo di approccio tecnico. Dove sono le cache? Le cache sono ovunque. La mattina ci alziamo e siamo il nostro computer che ha delle cache, il processore ha delle cache, il nostro cervello ha delle cache. E come però quotidianamente affrontiamo il caching? Framework. Quintali di framework, tipologie diverse nella storia delle realizzazioni di progetti, probabilmente non manca mai un framework relativo al caching, forse anche di più. Come mai però soffriamo per le cache? Che cosa ci crea quella situazione per cui partiamo con uno sprint incredibile, ma poi ci troviamo nei guai? Beh, può essere che ci dimentichiamo che le cache ospitano i nostri dati e quindi quanto questi dati sono importanti, che non è solo un array associativo, quindi non è solo una mappa, ma è molto di più, non è un buffer, non è un pool, forse dico cose scontate, ma in realtà alcune volte delle cache possono retrocedere, specie a dei pool, e quindi sta a noi capire bene quando utilizzare uno e quando utilizzare l'altro. L'altro aspetto interessante è che le business application generalmente non sono più per Facebook o qualsiasi grossa internet company che vi venga incontro. Spesso abbiamo il problema di affrontare in maniera esagerata quelle che sono le vere esigenze di una cache. Altro aspetto veramente interessante è quello esposto in questo articolo, in cui la frase principale è il caching serve per diminuire i costi per incrementare le performance e la scalabilità, non per risolvere le issue di performance e scalabilità. Questo deve farvi accendere una lampadina e deve portarvi a riflettere un attimo, perché alcune volte forse perdiamo il punto di vista. Soffriamo per le cache perché alcune volte non ci diamo degli obiettivi chiari, quelli più conosciuti sono quelli che vedete elencati qui. Alcune volte si intersecano, ci sono più target e quindi va capito come far vivere contemporaneamente questo tipo di problematiche. Perché dimentichiamo cose importanti? Alcune volte quello che è semplicemente un discorso di ottimizzazione non viene considerato e lasciamo spazio invece al sovraengineering, perché il framework ennesimo è molto più appealing. Cosa possiamo fare? Beh, possiamo avere questo tipo di agenda, che vale in realtà un po' per tutti gli strati, va declinato in base a quello che è la tecnologia che poi andrete a usare, ma effettivamente ritroviamo questi aspetti un po'. E quindi è necessario decidere una tipologia di cache, decidere una via di adozione, conoscere i nostri dati, che diventa un elemento fondamentale. Se non siamo a conoscenza di quello che è il comportamento i nostri dati, spesso andremo a fallire. Decidere il compromesso tra letture e scritture sulla cache e definire i trade-off tra resilienza e sicurezza. Sicurezza e resilienza spesso tralasciati. Tipologia. Bene, l'aspetto teorico classico ci dice che abbiamo cache interne ed esterne. Quelle interne, dette anche in process, sono letteralmente delle cache che girano nel processo stesso e quindi è la situazione più semplice. La near cache alcune volte viene considerata come
semplicemente una cache in process. In realtà qui metto in evidenza il fatto che ad oggi per near cache si intende di più la manifestazione in locale di un cluster di caching, permettendo di accelerare una serie di operazioni e di informazioni eventualmente utili. Abbiamo poi le cache remote o esterne, generalmente scomposte in replicate e distribuite. In particolare, dimostro il discorso di una cache distribuita partizionata perché la maggior parte dei framework e delle realizzazioni sul mercato sono in realtà delle cache partizionate. Solo una cosa, Angelo, si continua a vedere a schermo intero o se lo riduco si vede... No, si vede il PDF, si vede l'applicativo. Si vede l'applicativo, quindi ci vuole il full screen? Sì, 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 sì. Okay, come okay. Prima andava bene. Va bene. La cosa particolare delle cache partizionate, per chi non ha ancora potuto esaminare il funzionamento di questo tipo di prodotti, sta nel fatto che avviene una scomposizione in partizioni logiche che vengono poi di fatto tradursi in un calcolo che permette di distribuire sostanzialmente i dati tra tutti gli elementi del cluster di cache. C'è un'ulteriore miglioria, ormai stabile in tutti i prodotti, che è la presenza di un'ulteriore cella dedicata al backup. Quindi cosa succede? Per garantire una resilienza maggiore, i dati non vanno per loro natura su un unico nodo, ma cercano di essere distribuiti su tutti i nodi del cluster. E in più, su ogni nodo è presente un backup con dei dati totalmente differenti rispetto a quelli già ospitati, in modo che quando accade un crollo in un nodo è possibile comunque recuperare i dati eventualmente persi. Quindi abbiamo le in process che sono utili per letture e scritture di dimensione medio-piccole, non scala perché è limitata al processo. La mia cache è ottima per le letture, è una cache medio-piccola e può scalare nel rapporto col cluster. Logicamente vi parlo di letture e non scritture perché qui, essendoci un rapporto con un cluster remoto, è meglio mettersi sempre nella condizione di leggere e non di alterare di fatto i dati tramite la near cache, anche se in alcune situazioni è assolutamente possibile, prese le opportune precauzioni. Replicata è adatta per dati in lettura, ha dimensioni ridotte ma maggiori logicamente rispetto a quello che è una near cache o un in process, che comunque è un cluster, ma ha una scalabilità di proprio per sulla cache replicata. Approfitto di questa tipologia per farvi presente perché l'invalidazione di una cache è un problema così complesso. Una cache replicata, ad esempio, che viene normalmente sconsigliata, vede lo stesso dato replicato su tutti i nodi del cluster. Questo significa anche che se un dato applicativo andasse a invalidare, alterare, scrivere il dato su uno dei nodi, c'è la necessità di riproporre lo stesso dato su tutti gli altri nodi. Questo significa non solo di colpo un sovraccarico al cluster stesso, ma degli spifferi, relativamente agli aggiornamenti, che possono creare delle inconsistenze sui dati, creando delle situazioni poco piacevoli. Ecco perché poi invece si preferisce avere una cache distribuita ma partizionata, dove sono possibili scritture e letture, dove vi sono dimensioni le più differenti e dove comunque è più facile fare lo scale out dell'infrastruttura. La partizionata logicamente ha anche dei limiti, accenno questa cosa velocemente, ve la ritrovate dopo. Oggi come oggi si parla anche di cache distribuite con memoria nativa, dove quindi l'infrastruttura accede direttamente alla memoria dell'ennesimo nodo. Anche questo tipo di tecnologia ha dei limiti,
e bisogna stare molto attenti sia per le dimensioni sia alla frequenza delle scritture. Andiamo avanti. Cosa dal punto di vista dello sviluppatore possiamo ricordarci? Diciamo una piccola ricetta veloce per rispondere alle esigenze quando adottiamo una cache. Possiamo avere delle small cache, generalmente sono delle cache in process, fatte per configurazioni che possono più o meno essere rinnovate, o comunque dati sufficientemente statici da avere dei tempi di aggiornamento medio. La memoization, che nasce come concetto della programmazione dinamica, in realtà non è altro che una possibilità, una specializzazione di una cache che permette di appunto conservare il dato derivato da l'esecuzione di una funzione. L'esempio classico che troverete in giro è quello della sequenza di Fibonacci. In realtà, giusto per parlare di così più vicino al business, quello che succede è che la memoization, per esempio, può essere usata per il calcolo di sconti o politiche di pagamenti e così via, anche se queste devono essere calcolate, diciamo, di ora in ora o in conseguenza del cambio di prodotto. Cambi che però avvengono in tempi medio-lunghi. Ecco perché vi viene proposto anche il concetto di near cache per la memoization. Poi abbiamo le cache in senso stretto, e quindi in process e distribuite, perché in realtà avere, se andate a considerare sistemi parecchio complessi, avere quanto una cache in process per gli elementi effettivamente utili, immediatamente utili, e poi avere il supporto di una cache distribuita, aumenta enormemente le potenzialità dell'infrastruttura. User session, anche, diciamo, io la inserisco nell'ambito dei working set. Le user session sono in realtà qualcosa di differente da una cache. Spesso vengono confuse, è molto più sfaccettata, ecco perché ve la propongo in questa maniera. È come se fosse l'insieme dei dati che riguardano un utente, ma così differenti tra di loro, che sono più simili a un working set di un sistema big data che non a una vera e propria cache. Logicamente le situazioni cambiano di volta in volta e uno può scegliere di approcciare veramente su un discorso cache o rifarsi a sistemi NoSQL, dove negli anni si è avuta una sempre più precisa specializzazione nel trattamento di questa casistica. L'ultimo elemento sono le memorie distribuite. La vera differenza non è nella dimensione della cache a disposizione, ma il fatto che a fronte di una maggiore memoria vista dai processi, i dati possono muoversi in maniera più o meno trasparente, ma non solo, anche le operazioni relativamente a quei dati. E quindi le memorie distribuite sono molto più complesse e ricadono nell'ambito delle memory data grid, la sigla esposta. Che problematiche generalmente si incontrano quando scegliamo una tipologia? Quelle relative alla concorrenza. Se una cache non ha ancora tutti i dati, può essere che molti richiedano l'ultimo dato. Questione, per esempio, abbastanza comune per quanto riguarda quelli che potrebbero essere situazioni di un articolo che va di moda e così via. La problematica è in realtà di concorrenza e va affrontata. Le infrastrutture fortunatamente hanno modi per evitare il thundering herd, e se non avete considerato, state molto attenti perché potrebbe creare degli spike non indifferenti per il crollo del vostro sistema. Stare attenti alla fault tolerance della cache in questa fase significa capire quali sono le esigenze di rete, capire qual è la topologia della cache che andate a creare e considerare questo sottosistema nella sua totalità, che tipo di errori può andare a creare, non solo a se stesso, ma anche al sistema. Sicurezza, ci ritorniamo dopo, ma privacy e sicurezza sono sicuramente degli elementi importanti. Basta pensare alle casistiche di qualche anno fa, dove il dump di intere cache ha fatto creare dei data breach relativi a dati utente. Adottare una cache.
si possono avere situazioni dove io ho un progetto greenfield oppure è un legacy, no? Un applicativo preesistente. Comunque sia, possiamo vedere queste tre fasi. È meglio prima ottimizzare l'applicazione. Vi ricordate l'immagine della slow query? Dopodiché adottare, se possibile, una cache locale. E in questo momento noi andiamo a ottenere due cose. Quella più evidente, che teoricamente è l'aumento delle performance, perché abbiamo parlato di ottimizzazione. Ma la cosa veramente importante è che vi dovete scontrare con l'analisi dei dati. E quindi cominciate a conoscere i dati che vi porteranno poi ad utilizzare bene una cache distribuita, dove però andrete a perdere performance, fosse solo per le latenze di rete. Osservabilità è una cosa importantissima, ve la ritrovate già sui microservizi, ma a maggior ragione vale per la cache. Questo è anche il motivo per cui una cache non è un array associativo, non è semplicemente la mappa. Ah, voglio una cache, vabbè, faccio una mappa in memoria. Sì, è vero, funziona entro certi limiti, è molto veloce. È un quick and dirty, ma la vera problematica è che non imparo nulla. E quindi non posso sapere se sta funzionando bene, se sta aiutando gli obiettivi che mi ero prefissato, se devo cambiare la dimensione e quant'altro. Adattare una cache significa anche mettersi sotto braccio quelli che sono gli amici di Occlusion, perché serve assolutamente, soprattutto se poi chi migra già su serverless o comunque ambienti in cloud, sicuramente al di fuori degli automatismi serve per chi ha una PaaS avere un rapporto e una sinergia con chi si occupa della rete, di raccogliere le metriche e di gestire le emergenze. È sempre necessario e comodo per un piano B. Ricordatevi, una cache concettualmente è un'entità che, se tolta, non dovrebbe far smettere di lavorare il sistema. Il sistema dovrebbe degradare, ma continuare a funzionare. Ultima cosa, sembra scontata, ma spesso ce ne scordiamo perché, in fin dei conti, i framework ci portano a ragionare così. Chi fornisce l'infrastruttura, quindi il cache provider, il framework ennesimo, deve essere opportunamente nascosto. Il classico disaccoppiamento per design deve continuare a essere un riferimento, perché altrimenti non sarà possibile cambiare politica, cambiare configurazione, cambiare l'intera adozione. Passiamo a conoscere i dati. Sono i dati da mettere in cache? I più richiesti, i più costosi da calcolare, i più costosi da richiamare, i dati comuni trasversali. In generale viene detto che i dati sono da mettere in cache sono quelli a sola lettura, usati in frequente e costosi da calcolare. Altrove troverete addirittura delle vere e proprie formule sul ROI del cache. In realtà è abbastanza evidente che questa situazione è veramente fortunata. Spesso ci si ritroverà con dati sia da leggere che da scrivere. E qui quindi l'importanza di conoscere i nostri dati. Quali caratteristiche dobbiamo considerare? Il tipo di dato. Ciò che deve andare in cache non è il BTO, non è il business object. Sembra strano, sembra estremamente difficile e spesso in progettazione crea problemi perché vuol dire un ulteriore strato, ma vi faccio un esempio semplicissimo. Consideriamo il classico cart dell'e-commerce. Quando io prendo e ho acquistato una serie di item, e quindi ho anche la quantità e il costo singolo, e considero il totale, cosa dovrò andare a mettere nella cache? Il cart? Certo, si può fare, posso mettere queste informazioni, ma in realtà inserire semplicemente l'ID degli altri, le quantità e eventualmente il prezzo, permette di memorizzare di occupare molta meno memoria e allo stesso tempo sfruttare quello che è un dato delegato, ad esempio il totale della spesa. Basta risommare i prezzi e le quantità di quanto posto nel caso. Formato del dato.
inizialmente testuale e in partenza binario e una formattazione custom, andando a indagare troverete che le grosse aziende si sono date molto da fare nel cercare dei formati alternativi specifici per il caching, soprattutto strutture date o protocolli che permettessero contemporaneamente di avere elementi pseudocompressi, ma allo stesso tempo ricercati. Altro elemento fondamentale è il tempo di vita del dato. Se voi sapete dire quanto dura la residency di un dato, avete già un ottimo risultato, perché vuol dire poter giocare sul tempo senza doversi preoccupare dell'invalidazione della cache stessa. Non sempre si può fare, purtroppo, però tentare almeno di avere una classificazione, una visione d'insieme è estremamente importante. Tralascio il volume che è abbastanza scontato, ma non sempre dal punto di vista di trovare i dati. La trasmissione. Io ho un background Java, per cui serializzazione e deserializzazione sui programmi. Fa il paio con il formato del dato e in generale è qualcosa su cui devo porre attenzione. La data affinity, capire che certi dati, pur essendo distribuiti o derivando da fonti diverse, in realtà costituiscono un vero e proprio working set e quindi dovete fare in modo che stiano vicini. Compressione dei dati, l'ho accennato, ma attenzione, ci sono stati, per esempio, in Twitter, Facebook e in altre grosse aziende, anche io in passato ho provato a utilizzare la compressione sui dati, ma non è stata effettivamente molto utile, anche perché occupa tempo CPU in conseguenza della compressione e decompressione. Quali tematiche sono legate alla conoscenza dei dati? L'accesso alla cache, la cache addiction, la cache invalidation, ma attenzione, ho messo in evidenza questo, dove spesso si cade: la ricerca dei dati e la gestione delle quotazioni. Non è una mappa, se dentro una lista, quella lista potrebbe vedere i suoi elementi sparsi su tutto il cluster, non potete trattarla come se fosse locale al vostro applicativo. State molto attenti, perché se no è un attimo che vi provate a spostare 50-100 mega di roba avanti e dietro tra 32 nodi di una cache. Definizione di chiavi univoche. I framework vi salvano generalmente su questo, ma attenzione, i framework o le specifiche danno sempre la possibilità di creare delle chiavi, perché proprio le chiavi condizionano quella che è la distribuzione del dato dal cluster. La chiave è sostanzialmente uno degli elementi del calcolo che definisce la partizione in cui il dato andrà a porsi. Avere delle chiavi univoche fa sì che il dato venga distribuito opportunamente. Lasciamo stare concorrenze che abbiamo già parlato, scelta dello storage. Logicamente avere tutto in memoria è estremamente comodo, ma una buona alternativa anche per questioni di costo sono le SSD. Adesso stiamo andando incontro a tecnologie nuove, comprese le memorie persistenti, che stanno portando dei nuovi scenari sia sulla concorrenza sia appunto sul significato stesso di cache. Sicurezza e andiamo avanti qui, per questo lo affrontiamo dopo. Conoscere i dati, addiction. Dimenticare per una cache è difficile. Perché? Perché c'è sempre un compromesso tra i dati che ci servono e la dimensione della cache. Questa problematica è nata con i processori. Ancora prima dei framework e di quello che vediamo oggi, è nato uno studio delle varie ottimizzazioni delle ricerche su strutture dati differenti, in particolare la ricerca lineare, ho riportato poi il riferimento, dove vedete che in realtà tre semplicissimi accorgimenti permettono di ottenere quelle che assomigliano alle politiche di eviction principalmente utilizzate poi nelle cache. Non mi soffermo tanto, però vi prego di andare a controllare, a vedere i pro e i contro, perché è un argomento estremamente interessante. Pensate anche semplicemente a quello che accade se voi dovete fare una ricerca e avete uno stack di libri da ordinare per riuscire ad avere sempre l'informazione più utile.
LRU e LFU sono le principali politiche di Ericsson, i framework tutti più o meno danno questa possibilità, ci sono poi possibilità di creare dei propri, ma dovete essere veramente attenti e convinti di quello che fate. La cosa interessante è che per l'LRU riguarda la freschezza del dato, mentre per l'LFU la frequenza. I nuovi sistemi di caching stanno introducendo sempre più un concetto adattivo. Quelli più sperimentali hanno una minuscola AI che permette di calcolare quale potrebbe essere il piano di previsione sugli elementi da eliminare, mentre utilizzando dati statistici, nelle nuove cache, ad esempio Coffee, è possibile ottenere sia velocità che una forte efficienza nelle edizioni. E quando questo non basta, bisogna ricorrere al tempo. Chi già lavora con le cache sa che è possibile definire degli input di tipo tempo lungo, quindi dire che una specifica chiave può sopravvivere entro un certo tempo, ma le politiche temporali possono essere molto più raffinate, arrivando a delle vere e proprie finestre di invecchiamento, estremamente utili. Come vedete da questa immagine, in realtà la ricerca sulle Ericsson è enorme e questa non è aggiornatissima, lo vedete un po' dalle date. Si sta avendo una nuova spinta dovuta alla AI e a nuovi tipi di database NoSQL, però è veramente un lavoro impressionante. Quali problemi legati ai dati? Beh, innanzitutto il trashing. Non badate i vostri dati, non li conoscete, fate cache. Potrebbe accadere che sostanzialmente la cache non serve a nulla, perché l'informazione che cercate non è mai in cache. Quella utile non è mai in cache. Quindi la cache non è nient'altro che un problema, un raccordo di nient'altro che immondizia. La cold cache, che è un altro aspetto spesso tralasciato, vuol dire semplicemente che la cache non ha dei dati prepopolati. Da dove derivano questi dati? Questi dati dovrebbero derivare dal lavoro, diciamo, dalla sinergia tra il lavoro di chi fa business e chi lavora nell'IT, perché bisogna vedere rispetto a un presunto use case se e quali sono le informazioni utili in un arco temporale valido. Ad esempio la giornata lavorativa. Questo permette di restringere o individuare un sottinsieme di quei dati che sicuramente o con buona probabilità verranno richiamati appena i nostri sistemi sono online. Questo permette di accelerare tremendamente e non avere quel fastidioso sovraccarico che si può vedere dovuto al fatto che la nostra cache in realtà è vuota, abbiamo fatto ripartire la macchina, abbiamo dovuto spegnere dei nodi, la cache è vuota e abbiamo dei problemi. Rallenta tutto, abbiamo questo spike che alcune volte va a finire male. La security, vi accenno solo a tre problematiche. Rendere il dato anonimo è una cosa che il GDPR ha reso, diciamo, di moda e che appunto serve a, da una parte, fare il paio con il fatto di strutturare opportunamente i dati, non mettere elementi ricondati, ma quello che serve, e quindi chiavi opache che verranno associate altrove. La cache penetration e la cache avalanche, che sono problematiche dovute al fatto che è possibile, ad esempio, attaccare la nostra cache con dati inesistenti. Questo fa sì che ricadiamo in una specie di DOS attack dove il nostro cluster impiega un sacco di tempo a cercare elementi che non ha, per poi far lavorare comunque gli storage, e questo in un continuo che affossa il sistema. Generalmente queste situazioni vengono affrontate grazie a una cache gerarchica o dei filtri che si rendono conto del tipo di traffico di ingresso uscita. Pattern di accesso. Accedere o inserire i dati in una cache significa fare degli altri trade-off. Quello che vi propongo sono le principali, diciamo, a volte chiamate architetture di cache,
La cache aside che permette di gestire separatamente lo storage da cache dà una forte indipendenza agli sviluppi, ma rende esplicita la presenza di cache e la gestione. Normalmente la cache aside viene vista come un unico pattern di accesso, ma in realtà può essere scomposta nel look aside e nel demand field. Perché questa scomposizione? Perché in realtà normalmente noi vediamo che sono sempre insieme. Look aside è quello di cercare prima di andare nella cache e poi nel sorgente, e demand field invece è quello di riempire la cache una volta trovato nel sorgente il dato. Ma in conseguenza dei sistemi in streaming, io ho riportato un esempio di Publish Subscribe, in realtà ci possono essere delle alternative interessanti. Se la cache e lo storage hanno degli obiettivi differenti, possono essere dei listener di uno stesso pubblicatore e quindi non abbiamo un cache aside completo, ma semplicemente una parte differenziata. Il cache true, diviso nel write e nel true, rende trasparente la cache. Noi non vediamo lo storage, ci rendiamo conto solo che riusciamo ad avere come storage principale la nostra cache. Questo però significa che in maniera sincrona le letture e le scritture vengono fatte sulla cache e c'è una propagazione verso lo storage. Il write around è una delle situazioni più strane, però va conosciuto, perché è quella dove io ho bisogno di una consistenza del dato e quindi ho molte scritture, ma il dato viene letto e quindi ha una presency abbastanza lunga, quindi può sopravvivere per molto tempo. Quello che succede è che quando scrivo direttamente nello storage, mentre la cache viene considerata soltanto nel momento della lettura. Refresh ahead, in questo caso parliamo di schedulazione, un sistema asincrono che fa sì che ci sia un refresh dei dati importanti. Il write back e il write behind è un altro pattern di accesso supportato in molti framework commerciali e non, ma richiede un sistema di code ed è totalmente asincrono. Questo può dare adito a problemi soprattutto sulla distribuzione dei dati e sulla consistenza dei dati, visto che in coda potrebbe esserci un dato che io voglio eliminare o che mi risulta già eliminato. Dal nostro punto di vista, nello sviluppo di ogni giorno, possiamo fare una selezione di ciò che ci serve, considerare i due grossi filoni del cache aside e del cache true e considerare però di avere una modalità per bypassare la cache o bypassarla per certi contenuti, così come avere un'infrastruttura che permetta il caricamento massivo di dati, così come per evitare le cache fredde perché mi sono ritrovato nella situazione di doverla pulire, di fare un purge della stessa cache. Quindi in caso di cold cache o di full cleaning, che comunque bisogna avere, ecco che conviene avere anche un meccanismo per riscaldare, quindi ripopolare la cache, come dicevo prima. E quindi giocare con le cache è abbastanza complicato, è un vero e proprio fight club, le cui regole sono le seguenti. Quindi non si parla di cache, non si parla di cache se lo fai, lo devi fare a tua spesa e devi stare attento ai tuoi servizi, definisci il prezzo che sei disposto a pagare, perché comunque sia, come vedete, ci sono tantissimi trade-off e c'è il rischio di ritrovarsi interagati in situazioni difficili. Se cambiano le regole del gioco, bisogna esserne consapevoli, perché cambia gli equilibri che avevamo messo in essere. Bisogna progettare in maniera semplice, partendo in locale, e avere poi dei modelli dati rifiniti. Bisogna misurare sempre, perché le cache offrono molte informazioni. Queste, alcune volte, possono salvarci da fare dei guai. Il tuning della cache non è immediato, vuole una serie di interazioni e cambia in conseguenza di use case. Se siete nel web dei microservizi, ahimè, non va. Perché nel caso dei microservizi,
la situazione è ancora più complessa. I sistemi di cache sono particolarmente importanti nell'ambito dei microservizi per una serie di motivi, io ne ho riportati alcuni. Sicuramente avere un sistema fortemente parcellizzato crea l'esigenza di elementi tampone e di condivisione dove le cache risultano particolarmente utili. Vi riporto, proprio perché non siamo né Twitter, né Netflix, né Facebook, eccetera, eccetera, quelle che invece sono delle casistiche adottate, questa è solo una parte, parliamo già del 2016, da Netflix nell'utilizzo della cache. La loro cache, che in realtà è un memcache customizzato più una serie di ulteriori progetti a contorno, ha permesso di fare dei video skills veramente impressionanti. Da quello più banale, che vedete in fondo a sinistra, di avere uno store di dati transienti, ma è quello più complesso dove la cache funziona da primary storage. È comunque un risultato impressionante, ma non gratuito. È assolutamente complesso quello che vi è dietro. Basta vedere non solo la stratificazione, ma anche il numero di elementi coinvolti. Nei microservizi abbiamo quello che è, da un certo punto di vista, un concetto infrastrutturale che ora ha preso molto piede, che è quello di service mesh. Alcuni lo definiscono il layer 8 OSI, che tra le varie idee a contorno è quello di sidecar. Soprattutto se avete una pass di riferimento e quindi lavorate con Kubernetes, un pod può ospitare perlomeno due container dove, a fronte del servizio, un sidecar aiuta, nel nostro caso, ad utilizzare le cache, determinando una topologia totalmente nuova, dove si alternano elementi interni ed esterni e dove le scelte che vanno fatte riguardano enormemente la parte DevOps, perché non tutte le infrastrutture sono capaci di offrire le stesse capacità di deploy, non tutti i prodotti riescono a offrire una perfetta collaborazione con le PaaS o con Kubernetes, e quindi va studiato e bisogna stare molto attenti. È logico che per partire è molto comodo avere delle in-process cache e un sistema remoto classico all'esterno come cache istituita, però si perdono i soliti vantaggi di un sistema in autoscaling. Altra cosa interessantissima è che l'arrivo di streaming e il concetto stesso di cache ci riportano a sistemi eventualmente consistenti, dove bisogna sempre ricordarsi di cercare di avere dei servizi idempotenti, se possibile, quando possibile. E questo permette di utilizzare sia i framework di streaming che quelli di data capture per affrontare quello che sulle cache distribuite in cloud o sulle PaaS possono essere delle problematiche sostanzialmente di propagazione dei dati. Dato che l'insieme dei nodi è sostanzialmente effimero, possono nascere e morire nodi, come fare per mantenere un certo tipo di consistenza, ci vengono incontro le infrastrutture di streaming. Vi ho riportato due articoli molto belli che danno un'idea molto pratica di quello che accade su due aspetti differenti, uno con un CDC e l'altro utilizzando l'MQTT, che è più del mondo IoT, e questo utilizzo è estremamente interessante. Ritornando un attimo a Netflix, quello che vi ho detto, già nel 2016 loro lo facevano, e assume questa forma semplicistica, ma in realtà è estremamente complesso se consideriamo che il vero sforzo e il grosso successo ottenuto è che gli aggiornamenti e la replica dei dati avviene su aree geografiche diverse con tempi estremamente bassi, e questo è veramente un grossissimo risultato. Chiudo ricordando che tutti sanno cosa fanno, alcuni sanno come lo fanno, ma pochi sanno perché lo fanno. Ricordatevi, sapere il perché
avete scelto una via, vuol dire documentarla e ottenere il massimo da quella scelta, anche quando bisogna tornare indietro sui propri passi. Con questo vi saluto, vi ringrazio e spero che vi sia piaciuto. Assolutamente.